Stasera verrà anche Vladimir, che è fresca vincitrice dell'Isola dei Famosi. Bene, mi fa molto piacere, non ci conosciamo di persone, quindi magari stasera avremo modo di scambiare qualche chiacchiera in merito all'esperienza meno in comune che c'è stata. Tu l'hai seguita quest'anno? Un po' più verso la fase finale, sì, insomma, è un po' curiosito, a parte la prima puntata che è un po' anche la parte emotiva che mi ha trasportato, quindi, però insomma, funziona, è un'esperienza sempre molto bella. Ci racconti la tua, anche se è passato un sacco di tempo adesso? Insomma, la vivo sempre con molta serenità, la porto dentro, quindi mi ha cambiato molto anche dal punto di vista umano, al di là di un aspetto meramente mediatico, che è quello insomma inevitabile, però adesso anche dopo un anno un bilancio positivo, anche perché sto iniziando a lavorare in maniera diversa, quindi faccio delle scelte molto più adatte a quelle che sono la mia persona, insomma. Single da poco, insomma, ho avuto una frequentazione che è finita da poco, da meno di un mese. Quanto vi siete frequentati? Ma insomma, sono 5-6 mesi, quindi insomma una donna non dello spettacolo, perché puntualmente già passiamo noi, siamo già troppi, per cui insomma è bello trovare una persona che faccia un mestiere completamente dal nostro per compensarci, altrimenti si parla sempre delle stesse cose. Ma era scattata la scintilla, perché la chiami frequentazione, ma 6 mesi sono tanti. Ma insomma, frequentazione, si fa un po' fatica forse oggi anche a dire la parola fidanzamento, sì, forse lo è a distanza di tempo, forse lo è stato un vero fidanzamento, frequentazione, perché magari non è decollato come avrei voluto, questo sì, mi aspettavo qualcosa di più, io mi metto sempre in gioco, in discussione, l'amore è un rischio. Poi... Allora, io do un abbraccio, un bacio al Gossip TV e mi raccomando, ci vediamo presto al prossimo spettacolo nostro, che è Un Minuto di Silenzio. Ciao!